Buonasera, Admeto Verde, ingegnere. Sono qui però in veste di amico di un autore di un libro che non ha potuto partecipare alla presentazione. È stato più un tuffo nel passato, nelle vicende di quella che è stata la più grande impresa dell'Italia meridionale, una delle poche imprese con sede a Napoli di dimensioni mondiali, che è stata questa società di navigazione creata dal comandante Achille Lauro, che purtroppo è finita per vari motivi negli anni '80. È ancora vivo il ricordo, e prima che fossero cancellate le tracce, molto opportunamente e fortunatamente l'autore Tobia Costagliola, che è stato dirigente della flotta Lauro, ha pensato bene di riscrivere questa storia. Già prima della Seconda Guerra Mondiale era arrivata a possedere più di 50 navi, che poi furono tutte distrutte, quasi tutte distrutte durante la guerra. Il libro non a caso si chiama La flotta che visse due volte, perché fu completamente ricostruita dopo la guerra, ha saputo giocare un ruolo di primo piano nel trasporto dei passeggeri, con delle bellissime navi passeggeri che facevano la linea per l'Australia, come il Roma e il Sydney, allestite a Napoli a Castellammare. Ovviamente il nome Flotta Lauro è legato all'Achille Lauro, all'Angelina Lauro, alle cosiddette navi blu, quelle là del periodo delle crociere, che però sono quelle là più immediatamente riconoscibili, perché forse più vicine nel ricordo.